Buon pomeriggio cari amici di Orizzonte Scuola TV, siamo in diretta oggi giovedì 12 maggio e quindi sono iniziate le operazioni per le GPS, per le graduatorie provinciali per le supplenze. Da qui dal 12 maggio fino al 31 di maggio ci sarà la possibilità di primo inserimento e di aggiornamento delle graduatorie. Oggi abbiamo avuto il primo spazio informativo in mattinata alle 9, abbiamo visto come sono iniziate le operazioni di inoltro dell'istanza, qualche problema sulla piattaforma, ma tutto è filato per il verso giusto, non ci sono stati crash almeno. Per quanto ci riguarda abbiamo fatto il primo punto della situazione, ma adesso, come abbiamo annunciato già da ieri, c'è lo spazio dedicato alla video tutorial, alla guida passo dopo passo. Con noi fra pochissimo ci sarà Roberta Vannini, rappresentante della WIL Scuola Campania, ci guiderà veramente mano nella mano, passo dopo passo, nella compilazione della domanda. È un question time attesissimo, siamo già oltre 4.500 fra Facebook e YouTube, numeri veramente da record, ma appunto questa guida, questo video tutorial è atteso forse come una finale di Champions League, passatemi questo paragone calcistico. Siamo in diretta sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale YouTube, oltre che sul nostro sito www.orizzontescuola.it. L'unica domanda a cui posso rispondere è questa: ma si può rivedere in differita questo speciale? Io vi dico di sì, si può rivedere on demand dove volete e quando volete, sarà disponibile la registrazione al termine della nostra diretta. A questo punto io mi taccio, introduco subito Roberta. Buon pomeriggio Roberta. E ben trovati. Quindi ci siamo, Andrea. L'attesa è finita. Il parto è riuscito. Non sappiamo se è riuscito bene, però ci sta. Ok. Sì, siamo è uscito. Ci siamo. A questo punto io ti do la parola. Puoi serenamente a questo punto inserire tutto e presentare la guida passo dopo passo. Prego. Sono da voi. Lo schermo. Abbiamo. Eccomi qua. Ok, allora, innanzitutto, come abbiamo detto ieri, per poter accedere occorre entrare con uno SPID o con una CIE, quindi con la carta d'identità elettronica. Entriamo con lo SPID. Io personalmente posseggo uno SPID che mi viene da Poste, quindi utilizzo il QR code, accedo attraverso il QR code e entro nella domanda. Già qualcuno ci ha posto il problema, perché come vedete entrando nella domanda non si trova l'istanza, quindi la finestra che ci permette di poter inserirci, poter aggiornare. Allora come si fa? Si va sul nome, nel mio caso Roberta Vannini, area riservata, vado in servizi, i tuoi servizi, eccolo qui. E troviamo graduatorie provinciali e d'istituto per le supplenze. Accedi, io aggiorno perché io sono già presente in GPS, io ripeto sono una docente di scuola primaria e ho avuto la possibilità nel 2020 di inserirmi in GPS per A018 e per A065, quindi nel mio caso non intendo trasferirmi ma aggiornare, quindi clicco su aggiornamento, avanti. Ricordiamoci che ci sono diverse possibilità, io posso non presentare nulla, cioè quindi non aggiornare, lasciare le cose così come stanno e la domanda sarà congelata rispetto a quella che ho presentato nel 2020. Attenzione, se ho inserito titolo di preferenza o comunque di riserva, dovrò sicuramente aggiornare in quanto altrimenti non mi verranno riconosciute.
Che cosa succede a giorno? Vado avanti, va bene, questi sono i miei dati sensibili, ok. Come vedete, nel mio caso, il sistema mi dice, guarda Roberta, che tu hai già due graduatorie inserite e quindi mi dice che sono inserita per A018 e per A065. Ma vedete, questi pallini verdi mi dicono che sono le sezioni che io ho precedentemente inserito, quindi nel 2020. Io ho i titoli di accesso, gli ulteriori titoli. Non avendo, se non docente di scuola primaria, all'epoca non ho inserito i titoli per l'insegnamento della lingua inglese della scuola primaria, perché sono docente della scuola primaria, verde i titoli di servizio. E per quanto riguarda i titoli di servizio, essendo docente di scuola primaria, io ho inserito all'epoca tutti i servizi che ho svolto come docente di scuola primaria. Ora cosa dovrei fare? Cosa farò? Aggiungerò titoli di servizio inserendo tutti i titoli, non precedenti titoli che già ho inserito, ma tutti i titoli che ho conseguito dopo il 6 agosto 2020. Va da sé che nel mio caso io potrò aggiungere anche i servizi prestati dal 7 agosto al 31 agosto del 2020. Ok? Questo è per quanto mi riguarda. E poi naturalmente inserirò tutto quello che il periodo che ho svolto nel 21 2021 e nel 21 22, ma vi farò vedere passo passo. Voglio invece partire da una domanda, questo è per quanto riguarda l'aggiornamento. Come vedete, avevo dei miei titoli di preferenza, per esempio, avevo la preferenza che era, no, questa è la riserva, scusatemi. Avevo il titolo di preferenza che riguarda il numero 17, aver prestato servizio senza demerito a qualunque titolo, ivi inclusi docenti, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione. Quindi in questo caso io aggiornando mi vedrò riconoscere ancora una volta questa preferenza. Se invece non aggiornassi, questa non mi sarebbe più riconosciuta nelle prossime graduatorie. E poi ci sono le mie belle sedi, come vedete, 20 e 21, dovrei eliminarne una. Evidentemente, tra le sedi che avevo inserito precedentemente, ce n'è qualcuna che ha avuto qualche cambiamento di codice. E questo è per quanto riguarda la mia questione, così abbastanza in maniera generale. Però vi voglio far vedere invece proprio un inserimento di un'altra persona. Aspettate un attimo. Roberta, ti dico subito una cosa, ecco, se poi è possibile anche, ce lo stanno già chiedendo alcuni lettori, fare anche un primo inserimento, ecco, specificare anche per quanto riguarda il primo inserimento. Lo volevo fare sicuramente, senza problemi. No, una prima cosa, scusami perché ci chiedono anche che non si sente, non si vede bene, purtroppo. Questo non dipende dalla nostra volontà, nel senso che il StreamYard, il nostro sistema è questo. Noi su YouTube e su Facebook non abbiamo problemi, stiamo andando a 1080. Sicuramente se ci sono dei problemi cerchiamo di capire, ma molto dipende anche dalla propria connessione. Stiamo andando su internet, non siamo né su satellite né sul digitale terrestre, quindi dovete anche un po' avere la pazienza. Prego, scusami Roberta, ma erano arrivate diverse segnalazioni, dovevo specificare. Grazie. Allora, facciamo un nuovo inserimento. Immaginiamo che io senta la necessità di inserirmi per un'altra classe di concorso, nello specifico nella classe di concorso per l'infanzia. Come vi dicevo anche ieri, qui abbiamo tutte le graduatorie possibili. Come vedete, a destra c'è tra parentesi tab 1, tab 10, tab 2, tab 3, tab 4 e così via. Perché è importante conoscere
queste tab, perché ogni tab fa riferimento a un tipo di posto, un tipo di graduatoria. Per esempio, la tab 1, quindi l'allegato all'ordinanza, troverete allegati all'ordinanza 10 schede, 10 tabelle di titoli. E naturalmente, così come vi ho detto ieri, ribadisco, occorre scaricare sicuramente, se non stampare, le tabelle che ci interessano. Le persone che si vogliono inserire nella scuola dell'infanzia o nella scuola primaria devono fare riferimento alla tab 1, così come devono scaricare la tab 2. Quegli studenti che in questo momento stanno conseguendo, sono studenti per quanto riguarda la laurea in scienze della formazione primaria, che sono al terzo anno, al quarto anno, al quinto anno. Invece faranno riferimento alla tab 3 tutti i docenti che sono abilitati e che si inseriscono nella scuola secondaria di primo o secondo grado, mentre faranno riferimento alla tab 4 tutti i docenti che hanno un titolo di accesso che gli permette di inserirsi nella una classe di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, ma non sono abilitati. Mentre nella tab 5 si inseriranno gli ITP, quindi gli insegnanti tecnico-pratici che sono abilitati, mentre nella tab 6 gli insegnanti tecnico-pratici, quindi gli ITP, che non sono abilitati. Così come nella tab 7 si inseriranno quelli che hanno una specializzazione sul sostegno, quindi in prima fascia. Nella tab 8 si inseriranno quelli che hanno almeno 3 anni di sostegno sullo specifico grado, così come nella tab 9 e alla tab 10 si inseriranno quei coloro che ambiscono ad inserirsi per il personale educativo, quindi prima fascia quelli che sono abilitati, in seconda fascia quelli che non sono abilitati. Facciamo una prova per quanto riguarda un inserimento nella scuola dell'infanzia, tipo classe di concorso. Io già qui vedo un'anomalia che ho anche segnalato al nazionale. Io, essendo docente di scuola primaria, non dovrei trovarmi in piattaforma la dicitura scuola primaria, ma giustamente il sistema non riconosce il mio essere docente di scuola primaria, quindi mi dà la possibilità di inserirmi. Attenzione, è molto importante dire, e ha fatto molto discutere, i docenti che sono a pieno titolo in GAE non possono inserirsi in GPS nella stessa provincia in cui sono in GAE, ma possono farlo per altre classi di concorso, oppure possono inserirsi in GPS in un'altra provincia. Quindi, se io sono in GAE a pieno titolo, a Roma, sia per l'infanzia che per la primaria, non potrò inserirmi in GPS a Roma per l'infanzia e la primaria, potrò farlo soltanto a Napoli, a Bologna, a Firenze, ma non a Roma, dove sono già in GAE. Facciamo la verifica con l'infanzia. Ecco qua, quali sono i titoli di accesso? Nel momento in cui io inserisco la tendina e chiedo di inserirmi per la scuola dell'infanzia, che è siglata con 4 volte la lettera A, mi si apre una tendina, sezione A1, fa sempre riferimento a quella famosa tabella 1 che vi ho detto di scaricarvi. Ora mi si apre un ventaglio di possibilità e vi chiedo veramente di stare attenti, perché nella scorsa tornata ci sono stati molti errori, soprattutto per chi aveva conseguito una laurea in scienze della formazione primaria, e vi spiego perché. Perché ci sono persone laureate in scienze della formazione primaria, secondo il decreto ministeriale 249/2010, conducono la laurea quinquennale, e persone che si sono laureate con un vecchio ordinamento che era quadriennale.
questo è importante soprattutto per la fase successiva. Vi farò vedere perché, ve la spiegherò nel dettaglio. Allora, facciamo finta che io non sono diversamente giovane così come sono e mi sono laureata, credo di accedere alla graduatoria per la scuola dell'infanzia in quanto ho conseguito una laurea in scienze della formazione primaria quinquennale. Quindi fleggo qua. Che cosa succede? Naturalmente posso fleggare solo una di queste opzioni, non posso fleggare tutte. Quindi che succede? Posso entrare o non alla laurea in scienze della formazione primaria secondo il decreto ministeriale 249/2010, oppure con una laurea in scienze della formazione primaria vecchio ordinamento quadriennale, oppure con un diploma magistrale ante 2001-2002. Guardate, qui è molto ben specificato, quindi fate attenzione al titolo di accesso che voi avete acquisito, perché dovete parlare, ci sono anche naturalmente i corsi sperimentali prestati nell'istituto magistrale, insomma le possibilità sono diverse. Naturalmente parliamo di tutti i titoli, diplomi, che sono stati conseguiti prima del 2001-2002, perché a decorrere dal 2002-2003 o si possiede una laurea in scienze della formazione primaria, vecchio ordinamento, o una laurea in scienze di formazione primaria, nuovo ordinamento quinquennale. Quindi, oppure per provvedimento giurisdizionale definitivo, oppure un titolo conseguito all'estero. Anche qui c'è stata una grande polemica perché le persone che hanno un titolo conseguito all'estero possono inserirsi in graduatoria, ma non fino a che non si scioglie questa riserva e viene riconosciuto questo titolo all'estero, non gli può essere attribuita una supplenza. Questo ha fatto molto discutere, so che ci sono gli avvocati già pronti sul terreno di guerra, vedremo che cosa succederà. Ora, naturalmente, quando l'ho conseguita questa laurea, io ho dichiarato di inserirmi con la laurea. Facciamo finta che mi sono laureata il 15 luglio del 2018. Dove mi sono laureata? Essendo napoletana, mi sono laureata presso l'Unisob, che sarebbe l'Università Solorzano Benincasa di Napoli. Con quale votazione mi sono laureata? Mi sono laureata con 100. 100 su 110. Ok? Vedete che il sistema automaticamente mi dà la valutazione del titolo di accesso. Essendo 91 su 100 mi darà già 11 punti. La tabella mi dà già il riferimento. Ora, questa io ho già segnalato anche al nazionale. Guardate questa ulteriore casella. Questa casella può essere utilizzata, e c'è già scritto nella tabella di valutazione dei titoli, da coloro che, leggo proprio la dicitura, qualora nel titolo non sia indicato il punteggio, ovvero il giudizio finale, non sia quantificabili in termini numerici, sono attribuiti 8 punti. Allora, qui io devo flaggare soltanto se non conosco il mio punteggio, ma se lo conosco, questo non lo devo flaggare. Il sistema purtroppo confonde le persone, perché se io ho inserito la votazione, questo campo non dovrebbe essere flaggabile, invece è flaggabile. Quindi mi raccomando, se inserite il punteggio, questa dicitura, questa spunta non la dovete fleggare. Ora, la questione che vi dicevo prima, dettagli del titolo di accesso alla graduatoria. Guardate, tendina mi è uscita fuori perché io vi ricordo che ho inserito come titolo di accesso una laurea in scienze della formazione primaria quinquennale, quindi ai sensi del decreto ministeriale 249 del 2010. E quindi, secondo me, inutilmente, poi qualcuno me lo spiegherà, forse sono io che non riesco a vedere al di là di quello che guarda il Ministero, l'amministrazione, chi ha fatto la piattaforma, nel momento in cui mi dice io mi inserisco con la laurea quinquennale, quindi ai sensi del DM, quello che faccio riferimento qua, DM 249 del 2010, mi chiede
Quali sono i dettagli del tuo titolo di accesso in graduatoria? Abilitazione conseguita con la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo primaria infanzia, ordinamento precedente al DM 249/2010. Se io fleggassi qui, commetterei un errore, perché l'ordinamento precedente al DM 249/2010 è una laurea quadriennale, non quinquennale. E voi direte, a noi che ci importa? Noi ci importa perché se andate a vedere il punto A2 della tabella, fleggando questa voce, voi avrete diritto a 60 punti ulteriori oltre al titolo di accesso, mentre fleggando questa, vedete come io ho selezionato questa? Se seleziono l'altra, naturalmente si deseleziona quella che ho cliccato precedentemente. Che succede? Che io, siccome ho frequentato il corso ai sensi del DM, la laurea ai sensi del DM 249/2010, quindi una laurea quinquennale, vado a fleggare qui, perché è importante, perché fleggando qui io avrò 72 punti e non 60 punti come accadrebbe se io fleggassi questa prima voce. Poi mi si chiede come ce l'hai questo dettaglio, diploma di maturità magistrale e quant'altro, nessuna selezione. Poi mi dice anno inizio della durata legale, quindi se io mi sono laureata, così come ho detto, facendo un'ipotesi, il 15 luglio 2018, vuol dire che mi sono inserita, mi sono iscritta all'università nel 2013-2014 e mi sono laureata nel 2017-2018. Come vedete, faccio inserisci e il sistema ha aggiunto alle mie due graduatorie precedenti la graduatoria di infanzia primaria, ok? Questa è questa situazione. Naturalmente, se io proprio ho passato la mia vita sui libri, e perché ci sono tante persone che hanno più lauree, potrei anche avere acquisito un'altra classe di concorso. E quindi cosa potrei fare? Potrei aver acquisito, per esempio, altri crediti formativi che mi permettono di accedere ad un'altra classe di concorso per le scuole secondarie di secondo grado. Quindi che faccio? Non faccio più riferimento alla tab 1, ma faccio riferimento alla tab 4, ok? Tab 4. Vedete che dice qua, graduatorie provinciali ed istituto per le supplenze, scuola secondaria, primo e secondo grado, seconda fascia. Chi sono queste persone? Sono quelle che hanno il titolo di accesso, sono laureate, se hanno un'altra abilitazione non hanno bisogno di 24 CFU, quindi nel mio caso io non ho avuto bisogno di acquisire 24 CFU in quanto sono abilitata avendo un diploma magistrale ante 2001-2002. Non ho avuto bisogno di acquisire 24 CFU se ero già precedentemente inserita nelle graduatorie prima del 2020. Ora che succede? Qui naturalmente, mentre prima con la tab 1 avevo solo due opzioni, mi potevo inserire o per la scuola dell'infanzia o per la scuola primaria, in questo caso mi si apre una tendina molto variegata, ok? Facciamo finta che io mi voglio inserire in A022, che sarebbe italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo grado. E mi chiede, vedete, è diversa la locandina, titolo di accesso alle graduatorie, titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente, laurea del vecchio ordinamento, magistrale, specialisti, diploma accademico, qualifica o titoli professionali, purché congiunta a un titolo di studio, titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equivalente sulla base della normativa vigente oppure dei provvedimenti giurisdizionali. In questo caso inserisci, devo inserire qualche titolo, e mi dice cosa hai conseguito e io scriverò la mia laurea. Quando l'ho conseguita? Il titolo deve essere... Aspettate un attimo, il campo deve essere valorizzato. E perché non me lo valorizzi? Vediamo, aspettate,
Ok, titolo di studio. Quando l'ho conseguita questa laurea? Vediamo se si apre la tendina. Ecco, Aspetta. considera per esempio Roberta che appunto ci chiedono anche ovviamente non solo primo inserimento, ma anche aggiornamento. Quindi cercheremo poi anche di dare delle lucidazioni in merito a questo. Ricordo che è un tutorial che potete rivedere sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale YouTube. È un tutorial che ovviamente guida passo dopo passo alla compilazione della domanda, ma chiaramente poi ci saranno ulteriori question time, ulteriori articoli, ulteriori spazi di approfondimento. Non finisce qui, questo vorrei precisarlo. Ci sono appunto anche diverse richieste da parte dei nostri lettori. Sono arrivate delle domande, ma vi annuncio appunto che dopo il termine del tutorial ci sarà anche lo spazio per rispondere ad alcune domande. Quindi ascoltiamo appunto il tutorial di Roberto e poi daremo spazio alle domande. Andrea, Prego, Roberto. va da sé che magari le risposte che ti stanno ponendo, le domande che ti stanno ponendo in questo momento avranno una risposta magari nel corso di questo tutorial. Poi, se rimangono delle perplessità, Certo. sicuramente provvedere a Ci rispondere. saranno Quindi, altri incontri. ok, titolo di studio. Quindi io ho messo SS, naturalmente metterò laurea che mi permette di accedere a quella classe di concorso e dove l'ho conseguita, quando l'ho conseguita, diciamo 18 maggio 2022, non la posso mettere. Perché sarebbe antecedente, forse dopo, sarebbe, l'ho conseguita nel futuro. Ok, poi se è necessario inserire dei titoli congiunti. Attenzione, come dice, categoria di appartenenza come previsto dall'articolo 3,9, lettera B dell'ordinanza ministeriale. Queste tre voci, chi è che le deve inserire? Le devono inserire. Allora, la prima voce è una persona che ha acquisito i 24 CFU. Ha la laurea, oltre la laurea ha acquisito 24 CFU e quindi si inserisce in flagga in questo pallino, ha acquisito 24 CFU. Oppure nel mio caso io non flaggo qua, ma vado a flaggare questo, perché io ho un'abilitazione che mi viene dal mio diploma magistrale ante 2001-2002. Oppure c'è una terza possibilità, che è quella di essermi inserita precedentemente nella seconda fascia delle GPS con la specifica classe di concorso. Vediamo un attimo, mi dice che c'ho degli errori, inserisci titolo congiunto, data, va bene, titolo congiunto, vediamo, 2021, luogo del conseguimento, Ecco, inserisci. chiedono appunto Roberta questa cosa del titolo congiunto, ci sono appunto Ci sono. tante. Allora, ci sono delle classi di concorso alle quali non si può accedere se non si ha un determinato titolo congiunto. Poi vi ricordo pure che non basta avere, come di, una laurea in giurisprudenza, per esempio, per poter accedere alla 046, ma occorre vedere anche tutti i CFU utili per potersi inserire, ok? Quindi ci sono alcune classi di concorso, soprattutto nella tabella B per gli ETP, che oltre ad avere il diploma per quella classe di concorso, occorre avere anche una qualifica riferita a quel diploma, in quel caso è quello anche quello è un titolo congiunto. Ora, come vedete, le mie graduatorie sono diventate 4, 2. Sono nuove, questa AAA e questa A022. Due sono vecchie. Facciamo Ecco, finta. Dimmi. Roberta, ecco, vorrei un attimo su questo passaggio, se mi permetti, specificarlo. Ecco, questa cosa del titolo congiunto. Cioè, il titolo congiunto vorrei che appunto così i nostri lettori lo capiscono. Cioè, si intende, cioè, che gli aspiranti devono dichiarare, oltre al possesso del titolo di studio principale, cioè la laurea, anche il possesso di uno specifico diploma di istruzione secondaria o superiore, perché per Non è detto. alcune classi di concorso evidentemente deve essere specificato questo. Ecco, forse è questa la chiave del titolo congiunto.
Sì, perfetto, ti posso fare l'esempio, mi pare che odontotecnico, per esempio, vabbè, stiamo parlando di ITP in questo caso, per l'odontotecnico, oltre ad avere il diploma d'odontotecnico, occorre avere una qualifica per l'odontotecnico. Quello è un titolo congiunto, così come anche per quanto riguarda alcune discipline musicali, anche quello sarebbe un mondo, anzi ti invito a fare una diretta per quanto riguarda i titoli e le GPS dei licei musicali e tutte quelle che sono le classi di concorso musicali, perché molto spesso sono dimenticate, invece sono molto importanti. Benissimo, Sì. prego, vai Roberto. Allora, naturalmente io ho inserito quattro classi di concorso. Vi ricordo, due le avevo già, 018 a 022, due le ho inserite ex novo, ok? Vado indietro, come vedete il mio pallino è verde, mi dice che io ho inserito quattro gradatorie e mi dice: guarda Roberta, vedete questo altro pallino verde? Tu già nel 2020 hai inserito dei titoli, degli ulteriori titoli, ok? Accedi. Ora qui si apre una sfilza di diciture. La cosa importante è guardare tipo di tab e il tipo di sezione. Tabella tab 1 vuol dire che sono tutti titoli che fanno riferimento alla mia richiesta di inserimento nella scuola dell'infanzia. Più giù vado, vedete, qua arrivo a tab 1, 22, 23, tab 24 arrivo, vedete? E sono tutte rosse, i pallini sono tutti rossi. Qui nella sezione non compilata, e dice tutte che sono sezioni non compilate, perché? Perché io mi sono inserita adesso nella scuola dell'infanzia. Sto chiedendo adesso di inserirmi nella scuola dell'infanzia. E quindi tutti questi tab 1, quindi tutte le voci riferite alla tabella 1 a 1, sono tutte rosse perché io non ho inserito nulla. Invece, se scendo giù, non siate frettolosi quando fate la domanda. Dopo la tab 1 B24, vedete che cosa appare? Appare la tab 4 B1. Perché? Perché io mi sono inserita, qui mi sono inserita, ero già inserita per a 0,18 e a 0,65, quindi devo solo aggiornare il punteggio, ma mi sono inserita anche per un'altra classe di concorso. Vi ricordate? A 0,22 ho fatto un esempio, ma potrebbe essere anche una 0,46, dipende dal titolo che ho, naturalmente. Guardate un attimo, andiamo piano piano insieme. Ci sono alcune sezioni che sono rosse, ok? Rosse, sezione non completata, però arrivo a tab 4 B15 e come vedete, sia la B15 che la B17 sono verdi perché? Perché vogliono dire che io precedentemente, quando mi sono inserita in GPS per la 018 e per la 065, mi sta venendo in mente che ormai tutti quanti conosceranno il mio percorso professionale, ho inserito dei titoli. Che cosa ho inserito? Azioni disponibili, modifica, visualizza. Che cosa ho inserito? Ho inserito master, due master, ho inserito due master indietro e ho inserito dei titoli informatici. Ora va da sé che se io nel frattempo ho inserito degli altri titoli, li posso inserire ex novo, per esempio. Questi titoli informatici che ho già inserito 2 anni fa per la scuola secondaria di secondo grado, adesso me li posso andare a inserire anche per la scuola, scusatemi, per l'infanzia. Vedete? Tab 1 B24. Che faccio? Azioni disponibili, inserisci, aggiungi titolo, aggiungerò qual è il titolo della certificazione, i pass, AICA, quando l'ho conseguito, chi me l'ha fatto conseguire, qual è l'ente che me l'ha fatto conseguire, e poi cliccherò su inserisci. Vi ricordo che per quanto riguarda le certificazioni informatiche se ne possono aggiungere fino a 4 per un totale di 2 punti, non ne posso inserire di più. Ora voi mi direte: Roberta, ma io già l'ho inserito, perché tu già l'hai inserito precedentemente.
Perché le inserisci un'altra volta? Le inserisco un'altra volta perché io ho chiesto in questa seduta, in questa battuta, riferimento a quest'anno scolastico, di inserirmi in un'altra tabella, in un altro tipo di graduatoria, quello per l'infanzia e la primaria. Quindi lo devo reinserire. Se non lo inserisco un'altra volta, il sistema me lo riconoscerà soltanto sulla tab 4, cioè soltanto sulla scuola secondaria di secondo grado, ma non me lo riconoscerà anche nella scuola dell'infanzia, per quanto riguarda la mia richiesta di inserirmi nella scuola dell'infanzia. Ok? Altra questione, per esempio, quanto riguarda i titoli, aspettate un attimo, li voglio cercare. Allora, per esempio, il titolo di specializzazione su sostegno, se io avessi conseguito un titolo di specializzazione su sostegno nel frattempo, potrei inserirlo. Tab 4, vedete, c'è scritto tab 4 B5, quindi fa riferimento alla scuola secondaria, ma se vado in tab 1, se vado in tab 1, me lo trovo pure qui in tab 1 e lo devo ripetere. Vediamo dove sta. C'è da qualche parte inserimento, diplomi, titolo accademico, titolo professionale, titolo. Facciamo un attimo un passaggio su questo: titoli accademici, professionali e culturali, diploma di istituto tecnico superiore. Guardate, anche questo è stato un errore molto frequente nel 2020. Le persone hanno inserito questo tipo di diploma perché magari avevano un diploma magistrale, ma avevano anche il diploma di ragioneria e hanno inserito il diploma di ragioneria qui. È un errore, quel punto e mezzo vi fa sbagliare la domanda e poi quando andate a fare la convalida vi viene sottratto. Gli ITS sono quei percorsi di formazione che partono assieme all'università. Non faccio un percorso universitario, ma mi inserisco in un percorso di istituto tecnico superiore, ok? Quindi fate attenzione su questa cosa. Naturalmente per la scuola infanzia e primaria c'è anche il metodo Montessori, Pizzigoni e Agazzi. Potrei inserire la laurea, per esempio. In questo caso potrei far valere la mia laurea per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, perché non è il titolo di accesso in questo caso. In questo caso la mia laurea non è titolo di accesso perché io ho avuto accesso all'infanzia, sto chiedendo di entrare nell'infanzia grazie al mio diploma. Quindi è questa la differenza. Non possiamo ripetere il titolo di accesso due volte, ok? Che cosa? Ecco qua, vedete certificazioni informatiche. Andiamo avanti. Diploma, questo è sempre tab 4, tab 1. Eccolo qua, titoli accademici, professionali e culturali, titolo di specializzazione su sostegno agli alunni con disabilità. Quindi potrei inserirlo, anche se mi sto inserendo sul posto comune, perché? Perché questo titolo che fa riferimento a questa tabella mi dà un ulteriore punteggio. Quanto punteggio mi dà? Dovete sempre andare a vedere la tabella. La tabella che vi ho detto di dovervi di scaricarvi perché tutti i titoli che andate a inserire hanno un punteggio specifico, hanno un peso ponderale. Nel caso della specializzazione sul sostegno vale 9 punti. Attenzione, non inserite titoli che non sono in tabella. Perché magari li inserite in un posto sbagliato, il sistema, si farà la convalida, si farà magari in maniera non proprio attenta, in maniera forse un po' superficiale, ecco, e ci troveremo avere un punteggio che poi quando si va all'atto della convalida è sbagliato, magari ce ne accorgiamo 2 mesi dopo, perché la convalida molte scuole non la fanno nell'immediato, la scuola in autotutela vi fa un decreto di annullamento del contratto e voi avete un riconoscimento solo economico del periodo di servizio prestato e non giuridico e quindi sono veramente problemi. Quindi fate attenzione su queste questioni. Sempre nella tabella possiamo fare riferimento, per esempio, alla tabella B2.
tabella B1, B21. Questa qui fa riferimento, questa naturalmente sempre per la scuola dell'infanzia, sempre per la classe di concorso infanzia. Queste sono le certificazioni linguistiche. Io sempre con questo mio bel foglio che ho in mano, io me lo sono stampato, vado su B21 e mi vado a vedere quanto mi valgono le mie certificazioni linguistiche. Inserisci, aggiungi. Attenzione, mi dice certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera. Il B2 mi dà 3 punti, il C1 mi dà 4 punti, il C2 mi dà 6 punti. Titolo della certificazione, lingua della certificazione, francese, inglese, spagnolo, tedesco oppure altro. Dove, che livello ho acquisito? Quindi B2, C1, C2. In che data l'ho conseguita? Quale istituzione me l'ha fatta conseguire e quindi selezione per indicare il titolo conseguito all'estero nel caso in cui io l'abbia conseguito all'estero. Attenzione, se io avevo un B2 in inglese e ho migliorato il mio inglese, ho acquisito un C2 sempre in inglese, non potrò farmi valere tutti e due, dovrò rinunciare a farmi valere il B2 che valeva 3. E inserirò il C2 che mi vale 6, quindi il titolo che è più favorevole per me. Cosa diversa è se invece io ho un B2 di francese e un C2 di inglese. In quel caso li posso far valere tutte e due. Potrei avere francese, inglese, spagnolo, tedesco, ma li potrei far valere tutti e due. Ora, naturalmente, questa cosa del titolo di lingua io me la vado a riportare anche nella tabella 4. Quindi che faccio da maestra diligente? Mi vado a prendere la tabella A4 e mi vado a cercare dove ci sono i titoli linguistici per quanto riguarda la scuola secondaria di primo e secondo grado e vado a vedere che le certificazioni linguistiche me le trovo nella tab B4 B14. Quindi che faccio? Velocemente, avendo la tabella in mano, velocemente vado a cercarmi tab 4. Vedete, qua finiscono le tab 1 in riferimento alla scuola dell'infanzia. Vado a tab 4 e mi vado a cercare quello che mi serve, B14. Quindi velocemente vado a B14, eccolo qua, vedete? Me lo trovo. Devo ripetere un'altra volta il possesso di quel titolo o di quei titoli che riguardano la lingua, che può essere inglese, francese e così via. Così come eventuali master, eventuali titoli di specializzazione, tutti quelli che sono i titoli e che vi chiedo di fare attenzione, di andare a guardarveli prima di fare la domanda. Cioè, voi cercate innanzitutto di recuperare tutti i titoli che volete inserire, di andare a controllare l'ente che ve li ha rilasciati, quando ve li ha rilasciati e andare poi attraverso le tabelle a capire dove dovete inserirli. Se io avessi, vedete, la mia situazione si ferma a tab 4. Se io avessi inserito anche un'altra tab, per esempio, avessi anche un diploma DTP, un diploma alberghiero, ok? Facciamo la prova. Vado qui, accedi, aggiungo una graduatoria, seleziona, vado a cercarmi la tab che fa riferimento agli ITP, e sarebbe, aspettate un attimo, è la tab. Tab 7, aspettate un attimo, fammi vedere un attimo, no, 6, tab 6, eccolo qua, vado tab 6, clicco qui, come vedete non troverò più la dicitura A, ma troverò tutte le tabelle B, che sono quelle classi di concorso, che se non cambia nulla, si può inserire fino al 2023-2024 con il diploma, dopodiché ci sarà bisogno della laurea. Ah, questa è un'altra cosa che voglio chiarire. Molte persone mi chiedono, ho una laurea triennale, in quale classe di concorso mi posso inserire? Purtroppo con la laurea triennale non ci si può inserire in nessuna classe di concorso.
a meno che non si abbia un diploma che mi permetta di accedere ad un insegnamento tecnico pratico, come per esempio un B15, laboratorio di scienze e tecnologie elettriche ed elettrotecniche. Ci clicco, vedete, l'ho inserito, titolo di accesso alle graduatorie. Anche in questo caso mi dice in quale modo ti inserisci. Mi inserisco con questo titolo, mi dice che titolo di studio c'hai, lo scrivo, mi dice quando l'hai conseguito questo titolo, diciamo che l'ho conseguito il 25 aprile 2022, dove l'ho conseguito, che valutazione ho avuto 89 su 100, vedete il sistema subito mi fa il riferimento. Anche in questo caso chiedo di avvalermi del punteggio di 12 punti, questo solamente nel caso in cui io non sappia il mio punteggio. Anche in questo caso titoli congiunti, come vi dicevo, per esempio facevo l'esempio dell'odontotecnico, per poter accedere alla classe di concorso odontotecnico bisogna avere anche una qualifica, e quindi lo scriverò qui, che ho una qualifica in odontotecnico, e anche in questo caso mi chiederà quando l'ho conseguita. Io faccio veramente un esempio banale, febbraio 2022, dove l'ho conseguita. In questo caso anche qui, come mi inserisco? Mi inserisco perché ho i 24 CFU, mi inserisco perché ho un'abilitazione, o mi inserisco perché già ero inserita precedentemente nelle GPS? Mi inserisco perché ho un'ulteriore abilitazione. Inserisci. Come vedete, le mie graduatorie sono diventate adesso 5. Ora, se il sistema funziona bene, quando vado a prendere i titoli ulteriori al titolo di accesso, vado qui, accedi, non mi troverò più soltanto tab 1, B1 e tutto quello che è riferito alla scuola dell'infanzia, che finisce con tab 24, vedete, con le certificazioni informatiche. Non mi troverò più soltanto tab 4, che si riferisce alla scuola secondaria di primo e secondo grado, che finisce con tab BA26, ma come vedete mi troverò anche tab 6, che proprio fa riferimento alla mia richiesta di inserimento come insegnante tecnico pratico. E anche in questo caso mi prendo la mia bella tabellina, la mia bella tabella, e mi vado a vedere cosa ho inserito precedentemente. Ho inserito i titoli linguistici. Dove stanno i titoli linguistici della tabella 6? Stanno in B14. B14, vado a vedere, eccoli qua, vedete? Me li trovo. Certificazione linguistica di livello almeno B2. E dovrò ripeterlo un'altra volta. Se non fate questo, il sistema vi riconoscerà quelle certificazioni solo nelle classi di concorso del tipo di posto, di ordine e grado che avete, in cui le avete inserite. Ora, titoli di servizio, come vedete, è verde. Andiamo ai titoli di servizio. Come vedete, io ho una scheda di servizi che ho già inserito precedentemente. Aggiungi titoli di servizio. Naturalmente, se io ho già inserito nell'anno 2020, mi sono già inserita nel 2020, come nel mio caso, mi sono già inserita nel 2020, ho potuto aggiornare il mio servizio fino al 6 agosto 2020. Ora devo inserire tutti gli altri servizi, oppure posso andare a inserire dei servizi che mi sono dimenticata di inserire precedentemente. Questo lo posso fare, ma non posso modificare quello che ho fatto precedentemente. Se per esempio per errore ho inserito un titolo di servizio e non l'ho sbagliato, purtroppo non lo posso modificare. Quindi che faccio? Mi dice: dove te lo vuoi mettere questo titolo di servizio? Io me lo voglio mettere su A018. Attenzione! Il sistema vi dice, vi chiede dove lo volete inserire e vi chiede di inserirlo solo una volta. Non ve lo chiede di inserire su tutte le classi di concorso. Nel momento in cui chiudete la procedura, l'istanza, automaticamente il sistema vi caricherà il servizio come specifico, se è specifico, se come aspecifico, se è invece prestato in un'altra classe di concorso. Nel mio caso è aspecifico, in quanto io
sto caricando un servizio prestato sulla scuola primaria, ma non me lo voglio caricare su A018. L'unica eccezione è per coloro che hanno prestato servizio sul sostegno. Per esempio, ci sono quelle persone che hanno prestato servizio sul sostegno, quelli che hanno i 3 anni di servizio sul sostegno, che magari l'hanno fatto sostegno presi da graduatoria incrociata da A018, ecco. Loro inseriranno il servizio prestato sul sostegno con la, o con graduatoria incrociata o perché sono stati chiamati proprio in virtù del fatto che hanno prestato 3 anni di servizio sul sostegno, e si vedranno caricare questo punteggio per intero sia sul sostegno, quindi sulla graduatoria per quelli che hanno 3 anni di servizio sul sostegno, sia sulla tutte le classi di concorso di quello specifico grado. Quindi se per esempio io sono un docente di scuola secondaria che posso insegnare nella A11 e nella A12, che sono classi di concorso nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche in A022, che sarebbe italiano, nella scuola media, o anche nella primaria, io che cosa farò? Questo servizio di fatto sul sostegno mi varrà per intero sul sostegno, per intero su A011 e A012, perché l'ho prestato nella scuola secondaria di secondo grado, e mi varrà come A specifico, quindi la metà, sia su A022, quindi sulla scuola media, scuola secondaria di primo grado, sia sulla scuola primaria, ok? Allora, il servizio di tipo C2 a specifico va indicato comunque nei seguenti casi: la graduatoria in cui il servizio sarebbe specifico non è fra le graduatorie richieste, il servizio è stato prestato per la religione cattolica. Guardate, questo ve lo spiega. Quando l'ho prestato questo servizio? Allora, io devo andare a recuperare quei giorni che non ho inserito dopo il 6 agosto del 2020, quindi 2019-20. Attenzione, anche qui, vedete, non fleggate queste diciture, indicatore della valutazione al 50%, questo fa riferimento alle scuole pareggiate, alle scuole parificate, leggete bene l'ordinanza. Molte persone hanno fleggato l'anno scorso, nella scorsa tornata, questo indicatore, si sono visti dimezzare il punteggio. Servizio prestato nei percorsi di istruzione dei paesi UE? No, perché io l'ho prestato in Italia. Questo lo devo inserire solo se l'ho prestato in altri paesi dell'Unione Europea. Insegnamento su cui è stato prestato il servizio. Su cosa è stato prestato il servizio? Sulla scuola primaria. Io metto E, vado a cercarmi scuola primaria. Quindi il sistema dice, ragiona e dice: tu vuoi che te lo carico su A018, però l'hai prestato su scuola primaria. Quindi vuol dire che sarà un servizio a specifico, che varrà la metà. Dove l'ho prestato questo servizio? Questo è un po' diverso rispetto al 2020. Mi dice: C1, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero, nelle scuole militari. Io fleggerò questo, ma ci sono tutte queste altre possibilità. Naturalmente, voi adesso ci chiederete: qua chi deve inserire questo, chi deve inserire quest'altro? Vi invito a guardare i vostri contratti, perché anche se vi recate in una sede sindacale, purtroppo se non abbiamo i contratti davanti, poi non possiamo andare a decifrare il vostro servizio, in che qualità l'avete prestato. Servizio, anche questo ha creato tanti problemi nella scorsa volta. Servizio di topologia di supervalutazione, facoltativo. Apro la tendina e dice: dove ho prestato questo servizio? L'ho prestato in una pluriclasse di scuola primaria di montagna, nella scuola di piccola isola. Io, essendo napoletana, abbiamo Ischia, Capri e Procida, può capitare. Istituto penitenziario. Però attenzione, il servizio vale doppio solo se prestato da 2003-2004 fino al 2006-2007. Se l'ho prestato l'anno scorso, non devo fleggare qui, perché il sistema altrimenti me lo carica doppio. Vado alla convalida e mi trovo sempre quella difficoltà.
In questo caso, quindi io non inserisco niente, guardate questa dicitura, annualità di insegnamento sul posto di sostegno nel relativo grado maturate entro l'anno scolastico 21-22. Quindi se io questo servizio mi serve per arrivare ai famosi 3 anni e vi ricordo che l'anno in corso vale, io devo andare a fregare questa voce perché questo anno mi serve magari per inserirmi nella graduatoria del sostegno che accoglie tutti quei docenti che hanno prestato almeno 3 anni sul sostegno nel relativo grado. Non è che devo aver, non posso aver fatti un anno nella scuola primaria e altri 2 anni nella scuola secondaria, li devo aver svolti tutti nello stesso grado. Quando l'ho svolto, naturalmente nel mio caso, dal 7 agosto 2020 al 31 agosto 2020. Il sistema mi calcola i giorni, sono 25. Questa dicitura, servizio prestato in corso ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio, vale per tutte quelle persone, voi sapete che si ha diritto a 12 punti se si hanno 180 giorni, almeno 166, si hanno già 12 punti. Oppure un servizio ininterrotto dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Quindi, se rientriamo in questa fattispecie, dovrò andare a fleggare questo quadratino. Servizio ininterrotto è molto importante. Questa invece è un'altra dicitura, è una novità di quest'anno, nel 2020 non c'era. Questo dice, l'aspirante dichiara di avere un contratto in essere alla data di presentazione della domanda e con data fine successiva al termine di presentazione della domanda. Allora facciamo un po' di differenze. Se io ad oggi o comunque entro il termine della chiusura dell'istanza ho già acquisito 12 punti, non mi interessa, inserirò le date d'inizio del contratto e l'ultimo giorno di presentazione della domanda, quindi fine maggio. Se invece io non ho acquisito 12 punti, ma grazie al punteggio che acquisirò fino alla fine di giugno, se sono fino al termine delle attività didattiche o comunque fino alle lezioni, acquisisco qualche punticino in più, che farò? Andrò a inserire un periodo successivo alla chiusura dell'istanza e andrò a fleggare questa voce. Successivamente, dice l'ordinanza ministeriale, si aprirà una procedura che mi darà la possibilità di dire sì, io effettivamente l'ho prestato quel servizio che avevo inserito nell'istanza. Questa è per spiegare questa voce, ma non è il caso che sto specificando in questo momento. Quindi ripeto, se avete già 12 punti, inserite l'inizio del contratto e il termine dell'istanza, quindi il 31 maggio. Altrimenti, se non raggiungete quel punteggio, inserite il termine del contratto 8 giugno, 15 giugno, 30 giugno, 31 agosto. E questo vi permetterà di raggiungere i 12 punti, ma anche gli 8 punti. E quindi fate una dichiarazione secondo la quale voi avete la possibilità di rosicchiare qualche punteggio in più inserendo la data della scadenza del contratto dopo la chiusura dell'istanza. In questo caso dovrò inserire la scuola dove l'ho prestato. Inserirò l'indirizzo, ma è facoltativo, la provincia Napoli, nel mio caso, comune di Napoli, e inserisci. Come vedete, mentre questi servizi che avevo già precedentemente inserito sono blu e non mi permette di cancellarli, dovrei trovare quello di dopo. Eccolo qua, vedete? Questo qui è nero. Perché? Perché è un punteggio che io ho inserito adesso e quindi mentre gli altri mi dà solo la possibilità di visualizzarli, in questo caso mi dà la possibilità di eliminarli, di visualizzarli
o di modificarli. Ok? Voglio fare l'esempio di una persona che si inserisce con un, che non ha acquisito ancora i 12 punti. Facciamo l'esempio. Allora, anno scolastico questo in corso, 2021-22. No indicatore della valutazione. Paesi europei no. Dove l'ho prestato? L'ho prestato in scuola primaria nel mio caso, tipologia di servizio nelle istituzioni del sistema, non supervalutazione, non è un'annualità sul sostegno. Inserisco, ho cominciato a fare il mio servizio dal 15 marzo 2022, finirò l'8 giugno 2022, che è la data di fine della chiusura delle scuole in Campania. Ho prestato 86 giorni. Vedete, l'8 giugno è una data successiva alla chiusura dell'istanza. Se io ci metto la scuola, metto la provincia, metto il comune, e faccio inserisci, il sistema mi dà un errore, mi dà un bug, mi dice nel caso di data fine di servizio successiva al termine di presentazione domanda è obbligatorio selezionare la dichiarazione di avere un contratto in essere alla data di presentazione della domanda e con data fine successiva al termine di presentazione della domanda. Quindi il sistema mi dà l'ok solo se io spunto questa voce, perché l'8 giugno è successivo alla chiusura dell'istanza. In questo caso, spuntando questa voce, inserisci il sistema, mi dà la possibilità di inserirlo. E come vedete, anche in questo caso è nero, diventa nero. Modifica. Vediamo invece che cosa succede se io ho già un contratto a decorrere dal 7 settembre 2020, scusatemi, 21 e lo finisco il 31 maggio 2022, perché io, avendo cominciato il 7 settembre, ho già acquisito il punteggio massimo, 12 punti, e quindi è inutile che vado a inserire il termine del mio contratto l'8 giugno, perché il sistema, vedete, modifica nel caso, no, aspettate, 31, ho sbagliato io a mettere, scusate, 31 maggio, non 31 giugno. 31 maggio, modifica, ecco qua, vedete, il sistema l'ha preso perché è la data di scadenza dell'istanza. Naturalmente, come vi ripeto, in questo caso, se mi dovessi essere sbagliata su qualcosa, posso sempre modificare, cosa che non posso fare per i punteggi precedenti. Ecco, Ok. Roberta, allora, ecco, io ti ringrazio, hai dato delle info, tantissime info specifiche, molto tecniche, è chiaro che appunto si tratta di un tutorial che ha cercato di dare quante più possibili informazioni. Non ci fermeremo qui perché ce ne saranno altri question time, altri modi per approfondire le questioni. Ecco, c'erano anche alcuni commenti in cui ti chiedevano appunto di prendere un po' fiato perché hai fatto veramente un'unica tirata. Io ti ringrazio per la competenza e per appunto per l'esposizione. Cerchiamo adesso in questi 20 minuti che ci rimangono di rispondere a qualche domanda di qualche nostro lettore in tempo reale. È chiaro che io lo dico da giornalista, io non sono un insegnante, mi occupo di scuola come giornalista. Ecco, vedo che questo sistema è di un forse complicato incredibile, cioè nel senso che ci sono mille, mille, mille cose da sistemare, da sapere. È davvero importante a questo punto l'opera di informazione che facciamo noi, che fanno anche altre testate, che fanno anche i sindacati. Ecco, Facciamo questo anche è noi. sicuramente importante. Io rispondo all'unica domanda che posso
a cui posso rispondere in realtà, ed è quello che, dove si può vedere il filmato? Il filmato lo potete rivedere su Facebook e su YouTube al termine della diretta. Successivamente lo metteremo, faremo un articolo e faremo un link su questo. Roberta, adesso ti chiedo l'ultimo sforzo, quello di, ormai sei diventata, come dire, una triatleta, proprio facciamo una opera di sforzo, continuiamo, cerchiamo di rispondere ad alcune domande. Allora, partiamo da Francesca. Posso inserire il lavoro svolto nelle paritarie e quello svolto nella pubblica contemporaneamente? Allora, sicuramente ci sarà una sovrapposizione di periodi, ma comunque per me se i periodi corrispondono, basta metterlo quello nella, basta mettere uno dei due, non è importante, anche perché bastano 2 ore per poter avere 2 ore a settimana per poter acquisire tutto il punteggio. Quindi il sistema, se vede sovrapposizioni di date, vi darà sicuramente un errore. Quindi per me, se i contratti sono in contemporanea, basta metterne anche soltanto uno. Marilena, ecco, per quanto riguarda il primo inserimento con riserva, come si procede? Ecco, era una domanda che era ricorrente, cioè per quanto riguarda la riserva, cosa dobbiamo specificare? Noi parliamo di tutte quelle persone che, anche stamattina mi è stata fatta una domanda, di tutte quelle persone che si stanno diplomando in questo momento, che si diplomeranno a luglio, e mi dicevano: Roberta, mi posso inserire con riserva? No. Chi è che si può inserire con riserva? Si potranno inserire con riserva quelli che stanno in questo momento conseguiranno entro il 20 luglio, questa è la data, una laurea in scienze della formazione primaria, oppure un titolo di specializzazione su sostegno, oppure un concorso, stanno sostenendo la prova orale del concorso ordinario, oppure del concorso STEM. In quel caso si inseriranno con riserva, poi successivamente scioglieranno la riserva, mi auguro per tutti, in maniera positiva, quindi si inseriranno magari in prima fascia, penso per esempio agli studenti che stanno conseguendo la laurea in scienze della formazione primaria, si inseriranno sicuramente, si possono inserire in prima fascia con riserva, ma nel caso in cui non dovessero laurearsi poi in tempo debito, quindi entro il 20 luglio, automaticamente il sistema dovrebbe, è il condizionale d'obbligo, perdonami, perché la piattaforme informatiche ci hanno dato così tanti problemi in passato che io uso condizionali sempre, dovrebbe metterli automaticamente in seconda. Ecco, Roberta, rispondiamo a Giuseppe. I docenti di ruolo possono compilare la domanda? Allora, qui c'è un io sì, vi ho dimostrato la mia situazione. Io sono un docente di ruolo già da tanto tempo, come vi dicevo. Ho una laurea che mi permette di accedere a delle classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado e quindi mi sono inserita per 2 classi di concorso. Naturalmente bisogna avere tutti i crediti formativi, nel mio caso non avevo i 24 CFU, ma non c'era bisogno perché essendo abilitata, avendo l'abilitazione, non l'ho dovuti conseguire. C'è un problema per i docenti che sono stati inseriti, che sono stati messi in ruolo nel 2021 e il 21-20, questi nuovi inserimenti, perché come superano l'anno di prova vengono depennati dalle GPS e si dovranno inserire fra 2 anni, cioè quando si riaprirà un'altra volta la procedura. Benissimo, continuiamo con altre domande. Nel frattempo arrivano sollecitazioni anche da telefono, da altri social, sono tante le domande, non riusciremo sicuramente a rispondere. Già mi scusi in anticipo con i nostri lettori, ma per questo abbiamo già previsto già 7 appuntamenti di question time da qui al 23 di maggio, quindi ci sarà possibilità di almeno rispondere al 50% delle domande. Non ci mettiamo, come dire, non siamo presuntuosi, non riusciremo a rispondere a tutti. Una bella tabella di marcia, quindi sicuramente avete la possibilità di rispondere. Poi posso dirvi
che i problemi nascono poi facendo le domande, perché molto spesso anche noi che facciamo questo ci troviamo a delle situazioni particolari, quindi molto spesso andiamo lì a riflettere, dici, ma come si farà questa cosa? Okay. Giulia, il mio contratto scade il 31 agosto, quindi devo inserire fino al 31 maggio? Allora Giulia, se il tuo contratto che scade il 31 agosto sicuramente è cominciato a settembre, perché è una supplenza in organico di diritto, scende al 31 agosto, sì, inseriscilo fino al 31 maggio, perché tu hai già acquisito il punteggio massimo, cioè 12 punti. Chi è che invece potrà inserire un servizio successivo al 31 maggio? Tutti coloro che non hanno acquisito il punteggio massimo, quindi 12 punti, o che magari grazie a quegli altri giorni dopo il 31 maggio acquisiscono gli 8 punti, per esempio. Quindi in questo caso tu sicuramente potrai terminare il tuo contratto il 31 maggio. Rispondiamo a Valentina, cioè non ho capito il discorso della riserva, cioè ho superato lo scritto dello STEM e sono in attesa della prova orale, non si conoscono le date per questa prova, posso quindi inserirmi con riserva? Sì. Io mi auguro che loro siano abbastanza perspicaci e immediati di farti conseguire questo sostenere la prova orale quanto prima, prima del 20 luglio, certo. Anche perché vogliono mettere in cattedra i docenti di STEM, visto che ce n'è tanto bisogno, devono essere molto veloci. Ah, naturalmente voglio dire. Voglio dire una cosa. Io ho inserito il mio servizio dal 7 agosto in poi, non lo toglierò, perché io ho acquisito 12 punti già l'anno scorso, già nel 2020. L'ho inserito per farvelo vedere, cioè naturalmente le persone che nel 2020 hanno inserito il titolo fino al 6 agosto, ma non avevano acquisito tutti i 12 punti, possono inserirlo. Nel mio caso non lo inserisco perché io già ho acquisito 12 punti la scorsa tornata. Paolo, sto frequentando il corso Montessori e lo finirò il prossimo ottobre. Posso inserirlo? No. Benissimo, continuiamo con altre domande. Ecco, Gianluca, i neoimmessi STEM del 2021-2022 possono compilare la domanda? I neoimmessi STEM 21-22 possono compilare la domanda? Sì, la compilano, però ti dico, quando superi l'anno di prova poi vieni depennato e potrai inserirti tra due anni. Benissimo. Alessandra, cerchiamo di rispondere ad Alessandra. Come si inserisce in graduatoria incrociata del sostegno? Allora, non ci si inserisce nella graduatoria incrociata del sostegno. Attualmente si può inserire o nella graduatoria di sostegno per chi ha il titolo di specializzazione sul sostegno oppure lo sta conseguendo, quindi con riserva, o per coloro che hanno almeno 3 anni di servizio su sostegno, l'anno in corso vale. Le graduatorie incrociate sono un'altra cosa. Che significa? Siccome sapete che c'è una marea, purtroppo, c'è una marea di cui c'è tanto bisogno dei docenti di sostegno, nel momento in cui vengono esaurite tutte le graduatorie, quindi parlo di eventuali persone in GAE che hanno acquisito titoli di specializzazione di sostegno, tutte le persone che sono in GPS hanno acquisito il titolo di sostegno, tutte le persone che sono inserite in seconda fascia che hanno 3 anni di sostegno, ma c'è ancora bisogno di insegnanti di sostegno, che si fa? Si incrociano tutte le graduatorie del posto comune e in ordine, in base al punteggio, si vanno a contrattualizzare, si va a chiedere la disponibilità dei docenti di posto comune di prestare il loro servizio sul sostegno. Ma non ti fa in questa fase, ecco. Ecco, chi ha il contratto quindi all'8 giugno deve inserire ugualmente il contratto fino al 31 maggio? Dipende da se questo contratto fino all'8 giugno gli permette di conquistare i 12 punti, di acquisire i 12 punti, lo finisce il 31 maggio. Se invece, grazie al contratto dell'8 giugno, ottiene qualche punticino in più, quei 2 punti in più, gli conviene metterlo al 31 maggio. In quel caso, gli conviene inserire l'8 giugno, fleggerà quella dicitura di cui abbiamo parlato prima. Calogero, sono in anno di prova, posso aggiornare la mia posizione in GPS?
giorni la tua posizione in GPS, ma come ho detto, nel momento in cui supererai l'anno di prova, da disposizione verrai cancellato da tutte le graduatorie e potrai inserirti fra 2 anni. Ecco, fra 2 anni. Sofia, iscritta al quarto anno di scienze della formazione primaria, le MAD danno punteggio? Tutti i servizi danno punteggio. Naturalmente, quindi, attenzione, attenzione. I servizi danno, siccome per le MAD dobbiamo stare attenti, perché la MAD, lo sapete, no? È una messa a disposizione, per cui i dirigenti scolastici, nel momento in cui esauriscono tutte le graduatorie, sono disperati, non sanno che fare, chiamano da messa a disposizione. Molto spesso è capitato, soprattutto in passato, adesso non, per esperienza non ti so dire quello che sta accadendo negli ultimi, da 2 anni a questa parte. Nel 2020 mi è capitato che una docente laureata in psicologia fece la messa a disposizione a Milano per insegnare nella scuola primaria, ma non aveva un diploma, una di studio magistrale, né una laurea in scienze della formazione primaria, ma aveva un diploma di ragioneria e poi una laurea in psicologia. Aveva fatto la messa a disposizione, era stata chiamata in una scuola primaria, quindi ha insegnato per la scuola primaria, però attenzione, quel punteggio non se lo potrà far valere su A018, quindi per la scuola secondaria secondo grado, in quanto non possiede il titolo di accesso per la scuola primaria. Quindi se tu hai il titolo di accesso e la MAD, ti potrai far valere il tuo punteggio. Se non hai il titolo di accesso, no. Bene, continuiamo. Ecco, facciamo una domanda, rispondiamo a Stefania. Ma in caso di errori nella precedente GPS, come posso correggerli? Purtroppo non si può correggere, questo è un grosso problema. È un grosso problema. Tra l'altro non ho visto nemmeno una sezione delle note. È inutile dirvi che io stamattina mi sono messa un po' così a smanettare col computer per cercare di trovare tutte le possibili escamotage. Ma non c'è una sezione in cui ti permette di cancellare, non ti permette di cancellare neanche i titoli che hai inserito precedentemente, né i titoli di servizio, né i titoli culturali. Roberta, quindi, cerchiamo di rispondere a Sara. Quali sono le sanzioni inasprite dal prossimo anno scolastico per chi ripunto si licenzia da una supplenza? Allora, ragazzi cari, io mi sono fatto uno schemino sia per le GAE GPS sia per le graduatorie di istituto, perché è un vero rompicapo. La cosa che mi ha sconvolto è leggere... Perdonami Roberta, a questo punto poi questa tabella magari poi ce la puoi fornire, o se no facciamo, come dire, i cartelloni quelli là sì, sono fuori 5x3 e li mettiamo e li affiggiamo fuori, prego. Ha detto no, ma io devo fare lo schema, se no non so rispondere. Allora no, ma no, perché non so rispondere. Ragazzi, guardate, la cosa che mi ha sconvolto, e qui veramente per questo dico 30 maggio tutti quanti a scioperare, perché veramente la situazione è disastrosa. Se leggete l'ordinanza dice: non abbiamo tenuto conto del parere del CSP per questo, non abbiamo tenuto conto del parere del CSP per quest'altro, cioè non abbiamo tenuto conto di niente. E per le sanzioni sono abbastanza, diciamo, veramente, secondo me, troppo restrittive, molto penalizzanti e quindi creano dei veri problemi. Allora, adesso... con il mio bel schemino, con il mio schemino che mi sono creata, che cosa succede? Parliamo GAE e GPS. Quindi vi ricordo che voi in estate, dopo che avete completato le GAE, sono già aggiornate, adesso bisogna inserire soltanto le scuole. Le GPS si aggiorneranno, stanno aggiornando da oggi in poi, poi potete inserire già le scuole. In estate, l'anno scorso, sono stati così gentili da farlo a Ferragosto, lasciamo perdere, dovrete andare a inserire le 150 preferenze. Io non dico scuole, dico preferenze. Perché preferenze? Perché nelle preferenze posso mettere la scuola singola, ma posso mettere anche il distretto, posso mettere anche il comune, a meno che non cambi qualcosa. E quindi... facendo quella istanza,
Io poi a settembre, prima di settembre, mi auguro, avrò un riscontro sulle richieste che ho fatto, nel senso che verrà pubblicato un decreto secondo cui Roberta Vannini, che ha chiesto una supplenza per la scuola di Napoli Centro, per dirci, ha, in base al suo punteggio, ha avuto diritto ad una supplenza o al 30 giugno o al 31 agosto. Vi ripeto, 30 giugno si parla di termine delle attività didattiche, che è diverso dal termine delle lezioni. Okay? Per esempio, termine delle lezioni a Napoli, in Campania l'8 giugno quest'anno, termine delle attività didattiche 30 giugno, contratto annuale 31 agosto, quindi su posti vacanti. Che succede? Quindi io faccio la domanda, ottengo un contratto e quindi mi prendo la mia bella supplenza e così via. Che succede? Se io non presento la domanda, mi dimentico di non di presentare la domanda, naturalmente non potrò mai aspirare ad avere un contratto o al 30 giugno o al 31 agosto da ambito territoriale, perché noi parliamo di provincia, quindi in questo caso ambito territoriale di Roma, ambito territoriale di Napoli, ambito territoriale di Milano, ma potrò per esempio ambire, nel caso in cui ci fosse un'incapienza di candidati da GPS, potrei aspirare ha un contratto da gradatore d'istituto, quindi da una delle 20 scuole che ho inserito per ogni classe di concorso, per contratti al 30 giugno o al 31 agosto. E poi posso ambire alle supplenze brevi e potrò presentare la domanda ulteriormente nell'anno successivo, quindi riferimento al 23-24. Che cosa succede se presento la domanda? Quindi in estate presento la domanda con le preferenze, ma non inserisco tutte le classi di concorso, non inserisco tutte le scuole. Io per quelle scuole sono che non ho inserito, sono considerato rinunciatario. E se il mio turno passa, se il mio turno passa e sopraggiunge una disponibilità ulteriore su una scuola che magari è stata attribuita ad Andrea Carlino a settembre, poi Andrea Carlino per un suo problema decide di andarsene alle Maldive perché basta, è stanco di stare in Italia e quindi abbandona la sua supplenza, quel posto si mantiene, diventa libero. Se Andrea Carlino ha abbandonato la sua supplenza e io ho superato il mio turno di nomina, quel posto che è stato attribuito ad Andrea Carlino, che si chiama disponibilità sopraggiunto, non mi potrà essere attribuito perché si va avanti, si procede, si va avanti, il sistema non torna indietro. Quindi potrò sicuramente avere delle supplenze brevi, quindi dai datori di istituto, e potrò presentare domanda nel prossimo anno scolastico. Che cosa succede se io rinuncio all'assegnazione della supplenza oppure non assumo servizio? Mi attribuiscono la scuola Dante Alighieri, ho fatto la domanda in estate, mi hanno attribuito la scuola Dante Alighieri, non ci vado, non prendo servizio, non potrò più ambire ad altre supplenze da GAE e GPS al 30 giugno, al 31 agosto. Nemmeno per il caso in cui ci sia un'incapienza da GAE di GPS e quindi il sistema sia dovuto ricorrere alle graduatorie di istituto, ma potrò aspirare a supplenze brevi da graduatoria di istituto, quindi nelle 20 scuole che ho inserito per ogni classe di concorso, e potrò presentare domanda l'anno successivo. Il problema nasce, guardate qui, tutto rosso. L'ultima, assumo servizio. E poi abbandono anche per un giustificato motivo. Io, se abbandono una supplenza che ho avuto da GAE e GPS, non solo non potrò più ambire a supplenze a 30 giugno, al 31 agosto da ambito territoriale, ma non potrò nemmeno ripresentare la domanda lo prossimo anno scolastico. Potrò solo ambire a supplenze brevi nelle 20 scuole che ho inserito quando ho prodotto istanza entro il 31 maggio di quest'anno. La cosa ancora più grave accade con le graduatorie d'istituto, perché
Se io rinuncio a una proposta contrattuale o la sua proroga o la conferma anche a titolo di completamento, io non potrò, verrò cancellato nella specifica graduatoria di istituto, non solo per il posto comune, ma anche per il posto di sostegno. E se io invece rinuncio a un conferimento di incarico da posto di sostegno, sul posto di sostegno, non solo verrò cancellato dalla graduatoria dell'istituto per il posto di sostegno, ma verrò cancellato da tutte le classi di concorso e tipi di posto del medesimo grado di istruzione. Questo succede anche se non assumo servizio e quindi se non rispondo alla convocazione, naturalmente a meno che non sia già impegnato con un altro tipo di contratto. La cosa più brutta succede se io assumo servizio e abbandono, non solo non vengo più, vengo cancellato da tutte le graduatorie, così come accade già adesso, ma purtroppo non potrò ripresentare domande, non avrò titolo a ripresentare la domanda degli incarichi delle GAE e delle GPS, ma non potrò più essere convocato per gli anni scolastici 22, 23, 23, 24 da tutte le scuole che ho inserito nella mia istanza. Da qui questa forte penalizzazione per quanto riguarda le sanzioni e quindi da qui anche il parere del CSPI che aveva chiesto di modificare questo punto, ma purtroppo non c'è stato ascolto. Sono stata un po' lunga, però purtroppo così è. Non ti sento io, Andrea, non so se è un problema mio. No, 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 era disattivato. Dico, io nel frattempo ho fatto il check-in per le Maldive, quindi da domani non mi vedrete più su Question Time, ci sarà il mio collega Fabrizio De Angelis. Quindi dopo oggi, dopo appunto la guida del tutorial, credo di potermi, come dire, mandare in pensione. Allora, noi dobbiamo chiudere perché siamo purtroppo andati un po' oltre, tra pochissimo avremo un'altra diretta, stanno arrivando tante domande, però purtroppo non riusciamo a rispondere. Abbiamo iniziato con numeri veramente storici, da record, continuiamo ad averne tanti. Andrea, quanti? Dimmelo, scusami. Siamo 3.800 fra Facebook e YouTube, siamo arrivati anche ad averne 6.000. Io ringrazio davvero i nostri lettori per essere stati con noi. Mi scuso in anticipo perché non abbiamo risposto a tutti, perché non è facile, perché è un tutorial in diretta, perché Roberta è stata molto, molto brava, molto tecnica. Se mi chiedete di ripetere tutto quello che ha detto lei, farei fatica, però per fortuna c'è lei, ci sono anche tutti gli altri sindacati. Io vi ringrazio, ringrazio te Roberta perché sei stata davvero competente ed esaustiva. Io ti auguro un buon proseguimento e ci rivediamo presto. Alcuni, ecco, ti lascio solamente con questo commento di Anita. Ecco, grazie a tutti e chiedono lo schema di Roberta con le sensuali. Quindi ecco, dico, stai attenta appunto alle segnalazioni. Ti prometto che te lo ottimizzo e te lo mando, C'erano ok? anche altri messaggi appunto ma non li leggiamo, ecco, altri messaggi sempre di questo tenore, quindi ne ho letto uno indicativo di questo. Grazie davvero Roberta, a presto su Orizzonte Scuola TV. Ciao a tutti, arrivederci. Ritorniamo a schermo intero, allora abbiamo trasmesso Question Time, speciale, guida alla domanda, alla compilazione della domanda. Abbiamo cercato di rispondere a quante più domande possibili. Vi ripeto i nostri appuntamenti. Domani alle 13, alle 14.30 avremo Chiara Cozzetto, con lei ci sarà il mio collega Fabrizio De Angelis. Poi lunedì ci rivediamo con Question Time, alle 14.30 ci sarà
Manuela Pascarella della FLCCGL, mercoledì 18 maggio Attilio Varengo della CISL, Paolo Pizzo della Will Scuola giovedì 19 maggio, venerdì 20 maggio Maria Domenica Di Padre della Gilda e poi lunedì 23 maggio Giuseppe Taiti dello SNALS. Da domani poi la formula di Question Time sarà, come dire, molto più diciamo classica, come quella che avete immaginato, quindi cercheremo di rispondere alle vostre domande tempo reale, cercheremo appunto di fare molte più risposte rispetto a quelle che abbiamo fatto oggi, ma come vi ripeto come vi ho detto in precedenza, abbiamo cercato appunto di dare spazio al tutorial di Roberta Vannini della Will Scuola Campania. Io vi ringrazio per essere stati con noi, è stata una lunga giornata, l'abbiamo iniziata questa mattina con il primo speciale, continuiamo ad averlo, abbiamo continuato con questo speciale di Question Time, domani ci rivediamo alle 14.30, non mancate, oggi siete stati numerosi, continuate a esserlo anche domani e per tutto il resto c'è solamente un modo, www.orizzontescuola.it. Grazie e a presto.